Allora, mi cognome sono due perché sono nato in Uruguay, là abbiamo i due cognomi. Diz, il cognome di mio padre, e Janavel, il cognome di mia madre. Io mi chiamo Ugo Attilio. Ho gestito un'altra bancarella di là, che l'aveva comprato un signore francese per inventarsi un lavoro, ma non conosceva molto i libri. E vabbè, ho cominciato a dargli una mano e poi le gestivo il banco. Poi si è liberato questo, l'ho comprato e è iniziata questa avventura 13 anni fa. Però prima lavoravo in una casa editrice che si chiama Grafos, in Piazza Campeto. E diciamo che lì è dove ho imparato un po'. E sono diventato libraio per caso, come turista per caso, libraio per caso. Sono rimasto senza lavoro. E una mia amica, che abita in via Corsica, mi ha chiesto se ero capace di dare il bianco. E io avevo già fatto un po' di esperienza perché girando il mondo sono passato per Cuba e ho lavorato in una brigata internazionale e lì davamo il bianco, facevamo tutti i lavori così. Ho imparato, vabbè, le ho dato il bianco e è andata bene la cosa in via Corsica. Poi in quel palazzo lì si è sparsa la voce che era bravo, che potevo lasciarmi da solo, che non rubavo niente. E comunque così ho cominciato a certo punto questa mia amica mi ha detto, conosco un signore in Piazza Campeto che ha una libreria, un studio bibliografico e ha problemi di umidità. Allora sono andato, e infatti c'erano lavori da fare perché l'umidità è molto pericolosa per i libri. No? E ho cominciato a lavorare. A certo punto questo signore Corrado Basile mi propone di lavorare con lui. E io gli ho detto, guarda che io sì, mi piacciono i libri, leggo, però cioè, no, no, dice no, io no. A me serve una persona seria che abbia la patente perché io non ho canale di distribuzione per il libro, il libro che stampo. E dovetti andare a Roma a portarli, poi la resa, questo, Milano, di qua, di là. E così ho cominciato. E a certo punto mi dice, vabbè, io adesso mi devo cercare un altro per girare con il furgone perché ti voglio tenere a te nel negozio. E io mi sono spaventato perché era... Non ti immaginare che erano libri buttati così, eh? Ma lui aveva la storia d'Italia divisa in tutte le Risorgimento, Fascismo, ma letteratura delle prime edizioni, ma era una cosa molto impegnativa. E vabbè, così mi ha detto, vabbè, se ti trovi in difficoltà mi chiami perché lo studio era lì vicino. E allora ho cominciato quell'avventura lì, per caso, turista per caso. E allora ho cominciato a dargle una mano a schedare i libri, perché lui doveva avere almeno 1700 libri per le schede. Così mi ha portato un computer lì nel negozio e mi sono messo a schedare. Lì ho cominciato a cimentarmi, no? Ecco, lui a conoscere gli autori e questo, l'altro. Io dovevo fare un po' l'scheletro della cosa, poi lui correggeva perché io non sono la mia lingua. Però comunque ho avuto questo contatto, Pasolini, prima edizione, Garda, questo, l'altro, la presenza italiana in Albania, di qua e di là. Ho cominciato a fare esperienza. Ho E adesso cambiato di... qui in questa bancarella si è specializzato in qualche Allora, genere? no, io in questa bancarella ho seguito un po' l'orma, diciamo, di quello che avevo imparato con Basile. Ecco, io gestivo una bancarella un po' più grande, come dicevo prima. Però avevo già annusato che stavano cambiando i tempi, vedevo venire questa crisi, avevano cominciato a chiudere le piccole aziende, questo, l'altro, si vedeva un po' nell'aria, diciamo che la cosa stava cambiando. E volevano vendermi quella grande, ma per me era troppo grande. Avrei dovuto assumere una persona e non era il momento. No. E allora si è liberato questa piccola e ho comprato questa, che era di un cinese. Mi hanno fatto la voltura per vendere libri e così ho cominciato con questo punto qua. All'inizio mi è andato molto bene perché si vendevano tanti libri, compravano enciclopedie, adesso non è nemmeno regalate. Compravano di tutto e i vecchi lo sanno queste cose. Anche i giovani avevano più disponibilità economica, venivano, cercavano. Ho avuto sempre una clientela un po', diciamo, preparata, a un certo punto un po' di nicchia. E
E questi ragazzi arrivavano cercando le prime edizioni, Montale, Pasolini, Cada, erano altri tempi questi, eh? E molto attratti da Borges, Bukowski, tutte queste cose. E quei ragazzi lì avevano disponibilità, adesso è cambiato tutto. I ragazzi che frequentano adesso è palese che non hanno la disponibilità che c'era prima. Non so se è che i genitori hanno chiuso il rubinetto, ma comunque girano meno soldi. Oggi, allo stato delle cose, bisogna avere un coraggio enorme per continuare a vendere libri. Perché, tra l'altro, io qua ho la partita IVA, pago commercialista, Certo. l'occupazione del suolo pubblico, ci sono delle spese. Delle volte devo chiederle ai genovesi, amici simpatici, che chiedono tanti conti, che ho la partita IVA, ho un sacco di spese, non posso fare tanti conti, no? Perché i genovesi, non voglio essere scortese, ho degli amici genovesi che amo moltissimo, Però però ci provano. sono molto tenaci, sì, sono molto tenaci. E nel corso di questi anni c'è stato qualche cliente particolare, qualche avventura che ha piacere di raccontare? Sì, i miei clienti sono quasi tutti un po' particolari, ma no, però così da raccontare, ecco, un giorno ero seduto che stavo lavorando lì seduto e arriva una signora con un signore, non li conoscevo a nessuno dei due, e la signora mi chiede se avevo dei romanzi della Palma. Romanzi della Palma hanno cominciato, se non sbaglio, negli anni 20, 30. Erano romanzi che leggevano particolarmente le donne, non voglio essere cortese. Ecco, e questa signora le dico, ma romanzi della Palma, dico, credo di avere qualcuno in magazzino. Dice, è lui che li cerca. Le dico, chi? Quel signore lì? Sì, dice, ma non lo conosce, no? È Umberto Eco. Perché tra l'altro questa è una zona di grande passaggio, c'è la stazione del treno, ma non so per quanti motivi. Cioè, non è che Umberto Eco è venuto al mio banchetto, era passato di qua e si è trovato con i libri. E mi sono avvicinato e le ho detto, l'ho salutato e le dico, sono curioso, come mai a lei le interessano i romanzi della Rosa? Ah, dice, quello è un grande segreto. Le dico, no, me lo dica. Dice, lei ce l'ha i romanzi della Rosa? Qualcuno al magazzino. Allora mi ha raccontato che i suoi, diciamo, i grandi della letteratura italiana del Novecento, quando erano giovani, le pubblicavano qualche racconto, qualche articolo sul romanzo della Palma, e tipo personaggi tipo Montale, quando erano le prime armi, no? Perché non so quanti anni aveva Montale in quegli anni là, ma era giovane. Il segreto era quello, che lui le collezionava perché era un tesoro praticamente, trovare in Romanzo della Palma un racconto inedito di Montale ha un valore Sì, notevole. inestimabile. Va bene, poi un'altra aneddota. Ah, Guido Cironetti è un altro famoso, è l'ultimo grande del Novecento che è morto, credo che sia Guido Cironetti. La stessa cosa, arriva un signore qua con un bastone accompagnato da altri dei giovani, due giovani. Io non lo conoscevo, era con una badante brasiliana e due ragazzi. Guarda che coincidenza, quel giorno io avevo due prime edizioni di Cironetti. Una, la luna, credo, qualcosa del genere. E se mi arriva questa ragazza con i due libri, le prime edizioni in quei tempi avevano un valore, costavano. Io non voglio sottovalutarla questa ragazza, per me sembrava strano che prendesse questi due libri che costavano, mega tanto, 70 euro le avevo messo l'uno. E le ho detto, guarda che costano cari questi. E mi ha detto, no, sono per lui. Le dico, ma quel signore lì, sì, è Guido Cironetti. Clienti Allora l'ho inaspettati. salutato e io volevo che lui mi firmasse un libro per venderlo bene. Poi mi ha detto no, perché io le voglio regalare e mi costa meno comprarle che cercarle in casa, perché cercarle in casa avrei bisogno di un anno per trovarle. Vabbè, poi mi ha fatto, è poliglotta lui, mi ha fatto una dedica nella mia lingua spagnola, sì. Poi l'altro era questo Savoia che balla nella televisione, che era Sì, Emanuele è Filiberto, giovane. il giovane. Vabbè, lui ha avuto un'avventura politica anche. E ho visto un gruppo che girava qua con Cassini, perché lui era con Cassini. E io a lui non l'avevo riconosciuto, non era, erano tutti giovani. E quel giorno io avevo un libro molto interessante del Savoia, datato. E si è avvicinato uno del gruppo e mi ha detto quanto costa questo libro. Gli ho detto quanto costava e lui ha detto prendelo, prendelo. Io quando ho sentito la voce
Non è che a lui gli interessasse quanto costava, però gli ha detto prendelo, prendelo. Era lui, gli ho dato la mano, mi ha comprato un libro e mi ha dato un santino. E santini, no? Quello, io.